Che strano, la mamma in ritardo deve portare lei all'asilo i gemelli. Forse la nonna si è addormentata. Non avrà sentito la sveglia. Skye? Brian? È arrivata la nonna! Che faccia Bernice, persino peggio del solito. Bah! Sentite, fuori il giardino è pieno di giornalisti. Cosa? Deve esserci qualche star nei paraggi? Non voglio perdermela. Devo andare a controllare su Instagram, magari se trovo qualche notizia. Chissà che star è che si aggira qui nel nostro palazzo. Kai, non c'è nessuna star. Sono qui per i gemelli. Ah, cos'è? Siamo famosi. Com'è possibile, mamma? Come possono essere qui per i gemelli? In che senso? Mi hanno fermata e mi hanno intervistata. Mi hanno chiesto se sono io la nonna dei due neonati che parlano. Cosa? L'altro giorno ho rilasciato un'intervista, ma pensavo di aver sviato la cosa. Pensavo di aver mentito molto bene. Già, tanto che il preside si era arrabbiato con noi. Ma a quanto pare, Sky, non sai mentire. Perché i giornalisti ora sanno tutto? Ed ora come li porto all'asilo? Ci serve una guardia del corpo, siamo famosi! Sentite, mettiamo il telegiornale. Magari il TG locale sta parlando di Benny e Bernie. Scopriamo che cosa dicono. Hai avuto l'unica idea brillante di tutta la tua vita, Brian! Ed eccoci tornati al nostro TG locale, che diventerà presto di fama nazionale grazie al nostro scoop. Ieri abbiamo assistito all'intervista di Sky Griffanti che a quanto pare ci ha voluto mentire. Abbiamo trovato dei testimoni che a quanto pare confermano la tesi del preside. Il preside non mentiva. Siamo davvero in presenza di due neonati parlanti. Ecco le interviste rilasciate dai testimoni. Buongiorno, signorina, siamo qui per farle solo qualche domanda. Beh, ok, d'accordo. Sappiamo che lei è una testimone. Una testimone dei due neonati parlanti, insomma, conferma questa storia. Sappiamo che li ha visti. Oh, sì, è vero. Pensavo di essere impazzita, ma se voi me lo confermate, allora è vero e non sono impazzita, sono ancora sana di mente. Sì, mia cara, lei è sana di mente. A quanto pare siamo di fronte a un evento davvero singolare. Che cosa le hanno detto questi due neonati? Mi hanno per lo più offesa. Ok, andiamo a fare altre interviste. Ehi, se mi state guardando, vostra nonna è davvero maleducata. Vieni, su. Che c'è? Ho detto la verità. Non dovevo. Scusi, signore, possiamo intervistarla? Sì, d'accordo. Sappiamo che due neonati che parlano fanno rifornimento dei loro pannolini qui al suo negozio. Lo conferma? Cosa? Due neonati che parlano? Ma allora non l'ho sognato, è vero? Allora non eravamo impazziti. Oh, abbiamo un altro testimone. Anche lei ha visto i due neonati parlare. Sì, li ho visti e ci ho parlato. È stato incredibile, emozionante. Ci dica di più, vogliamo sapere tutto. Beh, sembrano alquanto intelligenti, ma lì per lì mi sono un po' spaventato, sapete, non è cosa da tutti i giorni parlare con due neonati. Certo, la capiamo. Ma ora non ci rimane che un'ultima cosa da fare, intervistare i neonati e per questo ci apposteremo davanti alla loro casa. Seguiteci per altre novità. Spegniamo la TV! Come hanno fatto a trovare quei testimoni? Ah, non dovevo andare al centro commerciale con loro! Ok, non agitiamoci, ok? In fondo non è successo nulla! Oh, mamma, siamo famosi! Ma questo significa che arriveranno qui scienziati, dottori, solo per studiare i gemelli! Ma questo non è possibile! Solo la nonna può farlo! Non preoccupatevi! Ci pensa la nonna! Frankinen, dolce mogliettinen! Vlad, ti vedo allegro questa mattina. Cosa ti ha messo di buon umore? Quel giornalista, a quanto pare, sa fare il suo lavoro! Ha smascherato la bugia di Sky! Così io non sono passato per bugiarden! I gemelli sanno parlare! È scritto nero su bianco! Guarda qua! Cosa? Ma magari non volevano che si sapesse questa cosa, volevano un po' di privacy. Ora avranno l'attenzione di tutti i media puntata addosso.
Meravigliosen! È proprio ciò che ci voleva per nostra scuolen! Faremo salto di qualità! Buongiorno, possiamo farvi un'intervista? Magari non riprendere il bagno. Certo! Cosa? Un'intervista? Per quale motivo? Ops, vieni, ci stanno intervistando! Oh, un'intervista? Cosa? Anch'io venire! Buongiorno, come mai un'intervista? Sappiamo che i due neonati che parlano frequentano il vostro asilo. È vero? Sì, è vero. Ma non so se stiamo parlando degli stessi neonati. Magari non intendiamo gli stessi neonati. Devi essere più specifico. Non è possibile, sono gli unici al mondo. Due neonati unici in quanto parlano. Allora, cosa ne pensate? Pensiamo che ci state facendo perdere tempo. Andatevene! Volete vedere la mia abilità? Anch'io essere speciale. Io fare puzzetten e macchiare pannolinen. Taglia, chiudi la trasmissione. Aspettiamo che suoni la campanella, così usciranno dalla classe. Tieniti pronta. Buongiorno, ecco, siamo qui per intervistare Sky Griffanti. È una vostra compagna di classe, giusto? Sì, ed è anche la nostra migliore amica. Che cosa volete da Sky? Sky è la madre di due gemelli davvero speciali. Beh, io sono lo zio, sono il fratello di Sky. Attenzione, attenzione, scoop! Abbiamo il fratello della madre dei gemelli, quindi è lo zio! Sì, esatto, come ho detto. Conferma questa storia, diamoci del tu. Confermi la storia che i due neonati parlano? Beh, sì, è una cosa davvero eccezionale, io sono rimasto sbalordito. Era la conferma che aspettavamo! Questo signore ci ha dato la conferma che il preside non mentiva, ma a mentire. Era Sky Griffanti! Eh? La madre dei gemelli voleva tenere questa loro abilità nascosta al mondo, ma ora la verità è venuta a galla. Forse ho sbagliato a rilasciare quest'intervista. Liam, vieni con noi. Benissimo, andiamo dal preside. Che cosa sta succedendo, bella bellissima Blair? Non lo so, a quanto pare hanno scoperto che i gemelli parlano. È un disastro. Perché è un disastro? Io non ci sono arrivato. Neanch'io. Ma perché ora vorranno studiarli gli scienziati di tutto il mondo? Già c'era nonna Bernice che vuole studiarli. Figuriamoci ora che tutto il mondo lo sa. Liam, hai fatto un disastro, non dovevi confermarlo. Ma io pensavo fosse una bella cosa. A quanto pare il nostro insegnante di musica non brilla di arguzia. Si è inventato la parola arguzia? Cos'è arguzia? Kevin, che parola è? Non ci credo che mio figlio è così sprovveduto. Ha lasciato un'intervista in diretta dove conferma che voi due parlate. Non ci posso credere. È proprio vero ciò che dice la mamma. Siamo circondati dai giornalisti. Mamma, è terribile. Non possiamo neanche uscire di casa se non vogliamo correre il pericolo di un'intervista. Non avete visto la diretta? Che diretta, mamma? Beh, quel giornalista, insomma, ha intervistato Liam. È a scuola vostra. Liam? Com'è venuto in TV? Viene bene o più brutto? Ah, Sky, viene brutto come sempre. Comunque, è sciocco. Ha confermato che i gemelli parlano. Non posso credere di aver fatto un figlio così stupido. Oh no, ora hanno pure la conferma. Ormai è fatta. I gemelli sono famosi in tutto il mondo. Diventerò una star, baby! Soldi che fioccano! Non ci servirà più ricattare la nonna per aumentare il nostro conto in banca? Sentite, bisogna allontanare i giornalisti. E come possiamo fare? Prendiamo la pompa del giardino e bagniamoli tutti. Oh, ottima idea, mamma! Fuori si gela! Non vorranno assolutamente farsi la doccia con la pompa. Saranno costretti ad andarsene. Nessuno può studiare i miei tesori! Nonna, ma a noi va bene essere famosi. Essere famosi significa soldi, sì!
Buongiorno, preside, possiamo entrare? Possiamo disturbarla? Oh, sarete mica qui per i gemelli? Certo che sì. Grazie al preside, questa storia è venuta alla luce del sole. Come si sente ad essere il primo ad aver informato il mondo intero di questa scoperta affascinante? Due neonati che parlano. Deve essere notizia grandiosa. Nostra scuola, ovviamente, è disposta a far studiare qui quei due neonati. Fantastico. Per chi si volesse iscrivere a questa scuola e anche chi volesse fare una donazione, lasciamo il numero qui in sovraimpressione. Mi raccomando, donate. Questa scuola è eccezionale. Ospita due gemelli che parlano. Ora spegni la ripresa. Parliamo in privato con il preside. D'accordo, vado a prendermi da bere. Ho sete, la telecamera pesa. Veramente l'acqua è qui? Vabbè. Comunque, grazie preside, davvero, per averci dato questa esclusiva. Ma figuriamoci. Lo facciamo per il bene della scienza e del mondo. No, noi non potevamo rilasciare questa intervista. Non siamo autorizzati. Non confermiamo nulla. Cosen? Franchinen, dolce mogliettinen, perché dire questo? Non confermiamo questa storia. Probabilmente è tutta un'invenzione. Non ci sono prove. Gli unici che possono confermare la storia sono i genitori, Kai e Brian. Noi non abbiamo alcun diritto di dire nulla. Franchinen! Beh, se per questo vogliamo proprio intervistarli. Ma, detto tra noi, i gemelli da chi hanno preso questa intelligenza? Dalla madre o dal padre? Ovviamente, da nessuno dei due. Interessante. Ed ora cosa facciamo? Non possiamo rimanere chiusi in casa per sempre. Noi dobbiamo andare a scuola, ai gemelli, all'asilo. Lo so, Sky. Devo trovare una soluzione. Ma ho la testa nel pallone. Sky. Kai, Brian. Emily Blair, che bello vedervi. Kai, è il caos fuori di qui. Ci hanno intervistati a scuola. Sì? L'ho vista l'intervista con mio figlio. Che zuccone che è! La nonna è arrabbiata con lo zio. Kai, ma com'è possibile? Cos'è successo? Ora tutto il mondo sa di Benny e Bernie. Lo so, ora non so proprio che cosa fare. Improvvisamente ho avuto un lampo di genio. Mamma, cosa fai con il mio cellulare? Ormai il danno è fatto. Hanno scoperto che i gemelli parlano. Ora rimane solo che guadagnarci un po' di soldi. Benny, Bernie, vi va di fare una valanga di soldi e di diventare famosi? E ce lo chiedi, nonnina? Ovvio che sì! Io sono nata per essere ammirata. E allora chiamo subito una casa di produzione cinematografica. Diventerete due star! Sì! Cosa? Vuoi farli recitare in qualche film? Perché no? Vediamo chi offre di più. In fondo potrebbero fare il film della loro vita, chi lo sa? Chi ha mai avuto due neonati attori che parlano? Questa sì che è una cosa fichissima, dite così? Cosa? Ma così diventeranno ancora più famosi. Ormai la situazione è sfuggita di mano. Dobbiamo solo trarne un vantaggio. Beh, in fondo la mamma è saggia. Benny, Bernie, volete davvero diventare delle star del cinema? Sì, sì. E allora sarò la madre di due piccole star. Non avrei mai pensato che accadesse una cosa del genere. Ho sempre sognato di diventare famosa. E ora lo sarò, grazie a voi due. La situazione ci è sfuggita di mano, o sbaglio? Sì, ci è sfuggita enormemente di mano. Pronto? Sì, ho una proposta da farvi. Ci possiamo incontrare? Parliamo di una cifra. Sì, sono la manager dei due neonati che parlano. E Bernice è diventata la manager dei gemelli? Mia madre è grandiosa come manager, saprà farsi rispettare. Siamo sicuri di quello che stiamo facendo? Sì, papà! La nonna sa quel che fa e anche noi. Regina, mi raccomando, fai un ottimo lavoro con queste due star. Mi oui. Procediamo con l'acconciatura di Benny. Ma solo un ciuffo in testa. Sexy Bernie? Sexy Bernie! E diamoci una mossa. Ah, questa è antipatica quasi quanto Sky, quanto la detesto. Fortuna che le vite mie di Sky si sono separate.
Non voglio vederla mai più. Cosa hai detto, Sky? La nostra mamma si chiama Sky. Cosa? Forza, faccia un ottimo lavoro, devo parlare con il regista. Sky è la vostra mamma? Sì, tesoro. Siete pronti, piccoli? Diventerete famosi e il mio film sarà prima in classifica su Netflix. Adoro! Che cosa dobbiamo fare? Mi raccomando, voglio sapere qual è il mio profilo migliore. Ma certo, allora la nonna si mette in balcone. Vogliamo che beva un drink, ok? Rilassata. Nonna, dovresti riuscirci bene ad interpretare questa scena. Lo sappiamo che ti correggi il caffè con la grappa. Cosa? Non è vero! Non è vero! Sarà capitato una volta, quando avevo mal di gola. La grappa mi cura il mal di gola, ok? Nonna, cosa ci fai lì? Sei nascosta? Come ti abbiamo detto, non sai giocare a nascondino, ti vediamo tutti quanti. Signora, si metta in terrazzo a bere un drink della grappa, se preferisce. Ed ora voi due preparatevi alla grande scena. Siete perfetti, preparati con il Chuck. E mi raccomando, parlate, siate naturali. Chuck 1, scena neve, nonna ubriacona. Cosa? La neve! Mi sono fatto la cacca addosso. Perdon. Magari tagliate questo pezzo. È perfetto! Regina, dai una ritoccata ai gemelli. Cipria, mi sembrano un po' sudati. Io devo truccare i gemelli di Sky. Questa non me la sarei mai aspettata. Nei baby, dove sono Cipria, Rossetto? Nonna, dacci un taglio! Che disgusto! Ha fatto il routine! Non ci credo che avete girato già la prima scena del vostro film! Sarò la madre di due celebrità! Mamma, a proposito, la nostra truccatrice si chiama Regina e ti odia! Regina? Non può essere! Sì, sì, si chiama proprio Regina, quanto padre ti conosce. E ti odia, mamma. Regina non è la ex del tuo ex, quella che abitava a Parigi. Sì? Che cosa ci fa qui e perché fa la truccatrice? Regina dovrebbe essere a Parigi, nella sua scuola, a combinare qualche guaio, magari assieme al mio ex, Vincent. Che cosa ci fa Regina qui? Non lo so, mamma, ma se lei ti sta antipatica, posso farmi la cacca addosso ogni volta che lei si avvicina a me. Te lo prometto, mamma.